Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana come me ai protagonisti di questo filone che ancora oggi sta avendo un successo incredibile. E con noi in questa speciale puntata telefonica abbiamo Betty Miranda. Ciao Betty! Buongiorno, ciao a tutti, bentrovati. Ciao Massimo. Grande! Grande, ti ringrazio, diciamo, di aver accettato questo mio invito. Grazie a te per avermi tenuto presente nella gamma delle tue interviste. Beh, Betty, dai, raccontaci di te, dai, raccontaci di te. Hai carta bianca, siamo curiosi e tutto orecchio. Allora, io ho cominciato a lavorare in radio nel 76 e quindi il mio rapporto con la musica è cominciato a quel punto. E sappiamo bene che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 90 c'era tutto da inventare dal punto di vista non solo radiofonico ma anche musicale. Ad un certo punto io vinco un concorso all'Altro Modo Studios come speed jockey, si trattava del concorso, vedi come sono antica, si chiamano contest. Ecco, in cui io dovevo presentare con parole mie un paio di cantanti e vabbè, in giuria c'è Renzo Arbore e decidono che vinco io. Ho vinto questo concorso, dopodiché sono andata a lavorare a Radio DJ all'inizio di Radio DJ con Cecchetto nell'82 Che bello. e subito dopo vengo contattata per far parte della Band of Jocks, che era, non so se vi ricordate, era un gruppo di DJ, 10 DJ, e io ero l'unica donna, e con la Band of Jocks abbiamo inciso tre singoli, fra cui Let's All Dance, che è stato quello di maggiore Sì, un successo. successo fantastico. Sì, attraverso questa esperienza poi abbiamo presentato programmi televisivi, insomma, sono andata in auge, in quel periodo lì viaggiavo abbastanza forte. Ma mi capitavano, non le andavo a cercare io le occasioni. Se non che ad un certo punto mi è stato proposto di fare un disco come solista ed era Take Me to the Top. Grande. Tra L'ha l'altro anche con scritto Romano Bais, vero? Romano Baez, sì, l'ha scritto lui. L'ha scritto lui, musica e parole scritte da lui. Facciamo questo disco senza nessuna velleità ed esplode in particolare in Francia. In Francia vince il disco d'oro e vado a fare una tournée, faccio una tournée di 40 date attraverso tutta la Francia. E dopodiché naturalmente c'era l'esigenza di avere anche un minimo di repertorio, per cui si è aggiunta Dance, si è aggiunta SOS e altre canzoni che io ho preso in prestito da altri artisti dell'epoca qui in zona. Ma io ho Certo. preso in prestito, poi naturalmente i produttori hanno pensato di fare gli accordi, vabbè, insomma, queste sono cose burocratiche. E tutto questo Ambaradan è praticamente durato quasi 3 anni, per cui io facevo avanti e indietro da Parigi a Roma, perché un giorno ero ospite della Carrà insieme alla band, l'altro giorno ero ospite da Michel Drucker a TF1, sì, TF1, adesso mi viene l'inglese, alla televisione francese, perché era un po' il fenomeno del momento, insomma, in Francia. Quindi è stato un periodo molto movimentato, diciamo, e anche di grande soddisfazione. Mi immagino, insomma, che bella esperienza, a contatto anche con, diciamo, con i presentatori famosi, anche altri artisti sicuramente. Sì, sicuramente. Per esempio, una delle cose, uno degli eventi più importanti che ho in memoria è stata la partecipazione in Francia al spettacolo di Capodanno, che è stato registrato, non era in diretta, e durante quello spettacolo lì partecipavano i Duran Che spettacolo. Duran, Jermaine Jackson, all'epoca c'era il successo di Jermaine Jackson con Piazzadora, non so se ricordate. Avevamo tra l'altro il camerino fianco a fianco e quindi e Betty Miranda, insomma, faceva parte di questo spettacolo fra gli altri artisti. Per cui mi
Ma io ero abbastanza incosciente di tutto questo, lo vivevo, mi divertivo, però non mi sono assolutamente montata la testa, insomma, ecco. E quindi questi sono i miei ricordi, e ti ripeto, tutta questa avventura è durata quasi 3 anni, perciò adesso rivangare 3 anni sembrerebbe un po' esagerato, però questi sono gli episodi salienti, diciamo, della mia storia musicale, ecco. Certo, e poi il dopo Betty, cosa è successo? Ma niente. No, cioè, abbiamo fatto SOS, non ha avuto riscontro, basta. Cioè, no. Io non sono una cantante, Certo. capito? Non sono di quelle che dopo 40 anni ancora partecipa alle manifestazioni, ecco, non, no, cioè, per me è stato un episodio della mia vita ed è bello, piacevole da ricordare, chiusa parentesi, insomma, ecco. Comunque un episodio per noi appassionati è stato un episodio importantissimo. Mi fa piacere, grazie. Perché con Tecpi tutto top, insomma, lo mettiamo anche adesso e riempiamo le Ah, pensa un po'. sale. Significa insomma che una traccia, anche se è stata breve, ma è stata indelebile, o meglio, è indelebile e sarà anche nel futuro sicuramente. Grazie mille, che posso dire? Ci vediamo a maggio, allora. Eh sì, a maggio, Rimini Riccione, grande manifestazione Italo Disco in cui sarà presente anche Betty Miranda. Grande Betty, dai, ti ringrazio per questa tua breve testimonianza, ma importantissima, veramente importante per tutti noi. Betty, salutiamo i nostri ascoltatori. Certamente. Ciao a tutti ragazzi e che dire, continuate con entusiasmo a seguire l'Italo Disco e continuate così perché comunque l'entusiasmo è sempre un'ottima qualità. Bene Miranda, e noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori e vi aspetto alla prossima puntata con tanti ospiti e curiosità. Un abbraccio da Massimo, ciao! Dalla puntina veloce con lo scherzo pure ci conosci dalla voce. Sono Federico, il rock è il mio gioco. Lancio dischi in eventi, diverto con poco. Con le Hit Parade alla radio di TV. Sintonizzati con Mauro, la tua marcia in più. E adesso insieme a Gianni, il vostro video J. Un salsa di Creole sui mari delle Way. Se hai la doccia girata e i capelli fatti tu, ascolta la mia voce, non pensarci più. Non pensarci più, ma ricordati di noi. Leopardo, Tommy e Max, i migliori amici tuoi. Let's all dance, we want to make you feel amazing.
senza respiro. Ogni disco non dritta, bere tutto d'un tiro. Tutto d'un tiro, tutto d'un fiato. A palla questo rap, appena mi sa. Ti sciocca, ti sblocca, non l'aspetti più. Lasci di annodare dagli Yasu. Ci si può sbronzare con un'aranciata. C'è la band of drugs, la più spericolata. Una band alla caccia delle hit di domani. Tra computer, new dandy e colori africani. Accendete la radio e spegnete la luce. Siamo i 10 DJ dalla puntina veloce. Dance, oh dance, we want to wake you where I'm in say. Scese giù, non sottilizziamo se lei non ci sta più. Con 200 long plane, un caffè, un tramezzino. Stravolgiamo la notte perché venga mattina. Stravolgiamo il mattino finché arriva la notte. Sulle corde del basso, sulla cassa che batte. A balla questo rap appena mi salto. A noto sulla onda di questo filmato. Non fermarti mai e ti divertirai. Lo puoi fare se vuoi. Fallo insieme a noi. Let's all dance, we want to wake. So nice, I need your loving every night. So good, so good in your arms. Take me to the top, baby. Let me feel your body. Take me to the top, 'cause I'm meant to love somebody. To the Top, un nuovo singolo, un nuovo nome della dance made in Italy. Betty Miranda. Every kiss, every touch, every move. When you walk, when you smile, when you talk. When you smile, when you talk. Take me to the top.
Down and down.
I'm gonna love.